Armoniosa fusione di bellezze artistiche e naturalistiche, la Lacustre Stresa. Cullata dalle acque del Lago Maggiore, vigilata dal maestoso Mottarone, la pittoresca cittadina si posa sulla sinuosa costa e sulle dolci colline retrostanti. Piacevoli eventi culturali e musicali ne animano lo spirito raffinato. Primo riferimento alla città si ha in una pergamena del 998, dove il nome Strixia la definisce piccola striscia di terra. Borgo abitato quasi unicamente da pescatori, fu dapprima feudo della famiglia Visconti nel XV secolo, per divenire poi proprietà dei Borromeo. Tappa fino dal 1800 del Grand Tour, da sempre meta amata dai viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Una passeggiata sul suo elegante lungo lago guida a scoprirne i tesori. All'ingresso del paese, in posizione strategica per godere del paesaggio, si scorge la splendida e aristocratica Villa Pallavicino, edificata alla metà dell'Ottocento. Trasformata un secolo più tardi in parco zoologico botanico ed aperta al pubblico, si caratterizza per la straordinaria varietà floreale e in particolare faunistica. Ospita piante secolari come querce, magnoli e castani, un profumato roseto e ben 40 specie animali, tra cui canguri, zebre e cervi, tucani e uccelli esotici, cigni e fenicotteri, a cui ci si può avvicinare. Lasciata la villa, i primi negozi e caffè conducono al centro storico, un delizioso intreccio di viuzze e piccole piazze, su cui si affacciano botteghe, ristorantini e bar. Davanti alla cittadina, adagiate sulle quiete acque al largo del golfo e raggiungibili dall'imbarcadero, si ammirano le suggestive isole Borromeo. L'isola madre e l'isola bella custodiscono fastosi palazzi e magnifici giardini con rarità floreali e animali. L'isola dei pescatori racchiude invece un caratteristico borgo. Proseguendo sul lungo lago, si intravede la bella villa ducale, costruita a fine Settecento in stile neoclassico, dapprima residenza del filosofo Rosmini, poi luogo di villeggiatura della principessa Elisabetta di Sassonia, e infine acquisita dai padri rosminiani. Stimata la più antica dimora signorile di Stresa, è oggi sede del Centro Internazionale Studi Rosminiani e conserva una preziosa biblioteca e una raccolta di reliquie del filosofo. Oltre la villa si apre l'animata Piazza Marconi, su cui si affaccia la neoclassica chiesa di Sant'Ambrogio, che al suo interno ospita tele secentesche della scuola lombarda. Lussuosi ed eleganti hotel in stile Liberty chiudono la piacevole passeggiata sul lungo lago. Pietra Camela, originariamente nota come Petra Cimmeria, è un piccolo e suggestivo paesino di montagna sorto in epoca romana alle falde del Gran Sasso. Il borgo è l'unico il cui territorio comunale ricade interamente nel parco, che dalla montagna appenninica prende il nome. La sua collocazione altimetrica è una caratteristica che lo rende particolarmente importante come porta di accesso alle principali stazioni sciistiche della zona. Immediatamente sopra il paese, infatti, è sito lo stabilimento di Prati di Tivo, tappa obbligata per gli appassionati di sci dalle più differenti preferenze. I 20 km di pista in discesa e la presenza di un tracciato per il fondo garantiscono lo spazio per praticare comodamente le principali discipline del settore. La presenza di numerose strutture alberghiere accoglie inoltre il visitatore con calore ed efficienza, proponendo una moderna e diversificata offerta di servizi. Se d'inverno questa località è l'ideale per gli amanti delle settimane bianche, l'estate, sciogliendo le nevi, dischiude una natura rigogliosa e intatta, ambiente ideale per tutti coloro che sono attratti dagli itinerari di montagna. Il piccolo centro teramano, infatti, è anche la base di partenza per alcuni dei percorsi escursionistici più interessanti dell'intero Abruzzo e dall'8 marzo 2009 è finalmente entrato a far parte del Club Alpino Italiano.
Partendo dalle viuzze del paese, i suoi sentieri conducono verso le circostanti vette, ponendoci a diretto contatto con una natura che si snoda vigorosa nelle sue varie forme. Tra semplici passeggiate nei boschi, lunghe escursioni verso le mete di prati di Tivo e di Riggio Piano e le arrampicate su roccia, l'offerta estiva è ormai quasi pari a quella invernale. La natura dei luoghi sembra riflettersi anche sulla struttura urbana di Pietracamela, la cui particolarità non passa inosservata. Il villaggio si è sviluppato tra la pietra e la roccia. I suoi spazi ristretti, che certo non permettevano l'ergersi di monumentali opere architettoniche, sono impreziositi da case antiche e vie lastricate, dalla bellezza semplice e spartana. Sia nelle assolate e fresche giornate estive, sia in quelle invernali, quando la neve è caduta abbondante sui tetti delle abitazioni, il villaggio è come animato da un fascino ancestrale che colpisce a fondo l'osservatore, rapendone lo sguardo. L'armonia tra lo spettacolo delle cime rocciose e la solidità dell'insediamento urbano restituiscono il senso di un passato lontano e vivo al tempo stesso, completando uno scenario dall'atmosfera inimitabile che fa entrare a pieno diritto Pietracamela nel ristretto novero dei borghi più belli d'Italia. Siamo alle soglie del 400, a Firenze. La città che a breve diventerà il centro della rivoluzione culturale dell'intera penisola, ora è solo una delle tante città toscane, che cerca di risollevarsi economicamente dalla crisi causata dalla terribile peste del 1348. Questo è un periodo di grandi rivolgimenti politici e sociali. L'economia inizia a rifiorire, il potere è sotto la signoria illuminata dei Medici, che a fasi alterne governeranno Firenze per quasi un secolo. Qualcosa inizia a cambiare nel modo di pensare la religione e la filosofia, qualcosa per cui l'uomo inizia a rivestire una posizione centrale, ad essere artefice del proprio destino. Iniziano gli studi di matematica e di prospettiva. Il neoplatonismo si impone, i classici latini e greci investono con forza il campo della letteratura. La ricerca dell'eleganza, della semplicità, dell'ordine entrano a pieno regime anche nelle arti figurative. Pittura, scultura, ma anche architettura iniziano a risentire di queste nuove tendenze in un modo del tutto inaspettato per la città. In quegli anni vive in città un artista che si nutre appieno di questi nuovi stimoli, un personaggio che può vantare l'amicizia di Paolo dal Pozzo Toscanelli, matematico fiorentino che senza dubbio lo aiuterà nei suoi studi prospettici. Stiamo parlando ovviamente di Filippo Brunelleschi, principale artefice del Rinascimento fiorentino. Il genio di Brunelleschi non è compreso subito dai suoi concittadini. Nel 1401 viene indetto un concorso per la realizzazione della porta nord del Battistero. Si partecipa presentando un modello di formella da apporre sulla porta, ma quella di Brunelleschi viene scartata perché è troppo all'avanguardia rispetto ai gusti del tempo. La prospettiva centrale, le figure che escono dai confini della cornice, le pose plastiche dei personaggi sono ancora lontane dall'essere comprese. Gli viene preferito Lorenzo Ghiberti, ma l'occasione per dimostrare a Firenze il suo valore arriva presto. Tra il 1402 e il 1404, Brunelleschi compie un viaggio a Roma assieme al famoso scultore Donatello. Questo viaggio gli ispirerà il progetto architettonico dell'Ospedale degli Innocenti, che sorge di fronte a Santa Maria Novella e che è un vero capolavoro di classicismo. Ma è la cupola di Santa Maria del Fiore che gli donerà fama e imperitura. Riuscire a realizzare un'opera come la cupola del Duomo senza usare un'intelaiatura in legno che la sorregga, la centina, sembra un'impresa impossibile. Ma Brunelleschi riesce a farlo, intrecciando i mattoni a spina di pesce e bilanciando il peso in modo da realizzare un miracolo di equilibrio. È da qui che Michelangelo e Giacomo della Porta trarranno ispirazione per realizzare la cupola della Basilica di San Pietro a Roma. Brunelleschi è ora il più grande architetto in città. Realizza anche Santo Spirito e San Lorenzo. Ma anche un altro genio, cui abbiamo accennato solo di sfuggita, merita ovviamente una menzione d'onore. Parliamo di Donatello, artefice del Rinascimento fiorentino nella scultura. Vi mostreremo solo il suo San Giorgio, del 1415-17, proveniente dalla chiesa di Or San Michele,
una lezione di classicismo derivata proprio dallo studio dei corpi e delle prospettive. Prima che Firenze possa fregiarsi dell'opera dei più famosi Botticelli, Leonardo, Ghirlandaio, Michelangelo, Raffaello, dovrà passare almeno mezzo secolo. Ma sappiate che la vera rivoluzione, senza la quale forse Firenze non sarebbe la culla del Rinascimento e l'Italia la culla dell'arte, nasce proprio in questi anni, dalla curiosità di alcuni uomini e dal loro amore per il bello. Thank you.